Ladies and gentlemen, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda la 57esima puntata di... Che è giunta la sua seconda stagione, il secondo anno che va in onda, questa rubrica musicale ideata, condotta a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con enormi successi. Puntata numero 57, la numero 11 dall'inizio di questo secondo anno, e con puntate settimanali, con cadenza settimanale, ogni settimana una nuova puntata circa, in onda tutti i giorni, dal lunedì 15 aprile 2013 alla domenica 21 aprile 2013, ogni giorno, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata alle ore 00, cioè a mezzanotte, per ritornare alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12 a mezzogiorno ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, quindi alle ore 00, alle 6, alle 12 e alle 18 qui su Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it e sempre rigorosamente orari italiani. CET set, Central European Time. Ebbene cari amici, ancora un calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi, miei cari amici appunto web radio ascoltatori e carissime amiche web radio ascoltatrici, dal vostro caro Gianluca che vi dà il suo solito ben ritrovati e benvenuto a tutti coloro che mi ascoltano e ci ascoltano appunto qui su Science of Radio, in Science of Network, a cui va un ringraziamento davvero di cuore per almeno personalmente seguirmi, nonché appunto seguirci poi anche nelle nostre varie rubriche, trasmissioni e quant'altro, i programmi che vanno in onda su Science of Radio. E naturalmente io ringrazio personalmente tutti coloro che mi seguono e do anche un calorosissimo benvenuto a tutti coloro che mi stanno ascoltando per la prima volta, con la speranza di fare a loro cosa assai gradita. Bene, stavamo parlando degli AC/DC, questa grandiosa band a livello planetario di cui abbiamo appunto cominciato a parlare da ben 4 puntate fa. Quindi siamo all'incirca a metà, poi vedremo insomma come si evolvono le cose. Quindi prima di riprendere con la storia degli AC/DC, le mie solite cose che vi ricordo, ovvero il nostro sito www.sciencewebnetwork.it, importantissimo perché il grande Saius con l'aiuto del preziosissimo Luca l'hanno ristrutturato completamente ed è bello infoltito di tutte le cose che vanno su Science Web Radio e Science Web TV, anche perché Science Web Network sta andando alla grande. Il blog www.sciencewebnetwork.net e poi le caselle di posta elettronica info@science.com, gianluca@science.com e soprattutto luca@science.com, la pagina Facebook con Science Web Network, in YouTube con Saius Radio troverete le cose caricate dal grande Saius e in Twitter con il nome @Saius ci potrete sempre seguire. Ed ora cari amici, riprendiamo con la storia degli AC/DC da dove l'avevamo lasciata nella precedente puntata, terminata purtroppo con questa brutta e tragica notizia. Eravamo arrivati lì al 1980 con la scomparsa di Bon Scott e appunto la morte del cantante degli AC/DC naturalmente fu uno shock e la notizia fu accolta con estrema incredulità dal resto del gruppo. L'annuncio dello scioglimento comunque della band era secondo molti
quindi naturalmente osservatori esterni, una questione solamente di tempo. Però diversi giorni dopo, Malcolm e Angus Young, appunto i due fratelli Young, i chitarristi della band, si ritrovarono per provare del nuovo materiale. E come testimoniato dagli stessi membri, nessuno al momento aveva delle idee ben precise su cosa sarebbe stato degli AC/DC o comunque della loro carriera, anche di musicisti in generale. E la musica fu però, secondo loro, una sorta di terapia al periodo di sconforto e di smarrimento totale che stavano vivendo, ovviamente dopo la perdita dell'amico preziosissimo. Le sessioni di prova diedero comunque coraggio e morale ai fratelli Young, che decisero che il gruppo non poteva fermarsi e che lo stesso Bon Scott, appunto il cantante, che era scomparso, non avrebbe voluto lo scioglimento di un gruppo così importante al quale lui stesso si era tanto dedicato. Così iniziarono a cercare un nuovo cantante e la ricerca peraltro non si rivelò affatto facile. Molti dei possibili candidati, infatti, si rivelarono subito deludentissimi e comunque non all'altezza dell'ex cantante. Ad esempio, l'ex cantante dei Backstreet, Crawler, Terry Sessler, era parso una buona scelta, ma aveva deciso di non volersi unire al gruppo perché naturalmente era un gruppo già avviato. E la scelta quindi cadde su Mark Storace, cantante degli svizzeri Crocus, e naturalmente anche un po' ironicamente considerati una, come si può dire, una band clone degli AC/DC, che possedeva appunto le stesse doti vocali o comunque molto simili a quelle di Bon Scott. Tuttavia egli rifiutò naturalmente per portare avanti l'altro progetto che già aveva con i Crocus, con gli svizzeri, gruppo che comunque qualche anno dopo otterrà un discreto successo commerciale in America. Un altro possibile e papabile candidato fu un certo Alan Fryer, cantante residente in Australia ma nativo scozzese anche lui, proprio come i fratelli Young, che venne contattato dai due manager della band, George Young e Harry Vanda. Tuttavia, durante questo periodo, un fan degli AC/DC, e qui ecco la svolta, davvero almeno la storia racconta, manda al management degli AC/DC una cassetta con una registrazione del britannico Brian Johnson, che venne poi contattato. Così, quando Young e Vanda notarono Fryer, gli AC/DC si trovavano a Londra alle audizioni con Brian Johnson, e al provino con gli AC/DC Johnson cantò due canzoni, Hula Lada Rosie, e dall'album di Let There Be Rock, e Nutbush City Limits di Ike and Tina Turner. E alcuni giorni dopo il gruppo ufficializzò la scelta di Brian Johnson. Così Fryer formerà, pochi mesi dopo, la band Heaven, che emergerà proprio grazie all'aiuto di Michael Browin, Browin naturalmente detta all'americana, già manager degli AC/DC. E curiosamente gli Heaven ospiteranno nella loro formazione per un periodo Mark Evans, ex membro degli AC/DC. Ragazzi, con Johnson gli AC/DC si recarono alle Bahamas per incidere il loro nuovo album. Il gruppo realizzò alcune linee musicali che erano state raccolte quando Bon Scott era ancora vivo, ma la maggioranza del materiale fu scritto da zero. I testi incompleti e le idee che Bon aveva naturalmente raccolto in una serie di appunti non vennero mai utilizzati, anche per rispetto alla sua memoria, e l'album fu intitolato Back in Black e uscì il 25 luglio del 1980 con una copertina appunto completamente nera che rendeva omaggio allo scomparso Bon Scott, appunto a lutto. E come anche apre naturalmente l'album, la canzone di apertura Has Bells, c'è questa campana a lutto che con il suo rintocco in memoria di Bon Scott introduce i 42 minuti seguenti, che contengono secondo me fra le migliori canzoni degli AC/DC. E secondo appunto Highway to Hell, gli AC/DC avevano raggiunto popolarità mondiale, Back in Black fu l'album che li consegnò davvero incredibilmente alla storia. Appunto il rintocco di campane in memoria di Has Bells e tutte le canzoni successive, quale ad esempio You Shook Me All Night Long, forse più di ogni altro loro brano contribuì ad avvicinare Lard and Heavy al mondo del radio,
e la morte di Bon Scott aveva chiaramente influenzato fortemente il gruppo. Back in Black ha quasi connotazioni da, diciamo, concept album, con tematiche quali la morte, l'edonismo e la voglia di ricominciare musicalmente in primo piano. Back in Black raggiunse la posizione numero 4, pensate un po', nella classifica statunitense. Fino a prima erano praticamente quasi sconosciuti negli Stati Uniti, o comunque non considerati all'altezza dei gusti musicali del pubblico americano, e rimase nella top 10 per oltre 5 mesi, continuando a vendere a ritmi eccezionali per molti anni a venire. È attualmente comunque considerato il secondo disco più venduto di tutti i tempi e il disco più venduto in assoluto da parte di un gruppo rock. Anche grazie allo straordinario lavoro di questo album, naturalmente da parte di Brian Johnson, che fu subito accettato dai fan, la voce un po' più gridata e stridula ed acuta di quella di Bon Scott aveva naturalmente indubbiamente delle similitudini tra i due, ma parve subito più adatta anche a molti altri brani scritti dallo stesso Johnson successivamente. E il tour mondiale che seguì l'uscita dell'album vide l'introduzione di uno degli elementi scenici che caratterizzarono la maggior parte dei futuri concerti del gruppo, cioè appunto una campana dal peso di una tonnellata e mezza, appositamente fatta forgiare con il logo degli AC/DC e che verrà colpita da Brian Johnson all'inizio del brano Hell's Bells. Il tour di gran lunga quello di maggior successo che il gruppo aveva mai sostenuto fu coronato qualche mese dopo con la partecipazione come gruppo principale al Monster of Rock di Donington, che diventerà negli anni poi successivi un appuntamento fisso per gli amanti della musica hard rock and heavy metal, e naturalmente storica la loro esibizione degli AC/DC. E così, cari amici, arriviamo anche alla fine di quest'altra puntata. Io vi ringrazio per essere stati al mio ascolto e vi aspetto la settimana prossima con una nuova puntata di The Rock Band History su Saius Web Network.